Questo programma è offerto da un'impresa. Presidente ZES e piano di sviluppo strategico, il governo nazionale vara il piano della regione Campania. Quali le principali opportunità per le imprese e qual è il punto di vista di un'impresa su questa misura? Allora, la ZES è una zona di economia speciale, fa parte di un DL 91-2017, il cosiddetto decreto sud, che prevedeva anche un'altra misura che resta al sud, unitamente all'istituzione della zona ZES, che sta per zona ad economia speciale e che di fatto va a identificare un determinato territorio nel quale e sono previste una serie di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative. Un'impresa non può che vedere di buon occhio questa situazione perché i porti rappresentano sia per l'internazionalizzazione sia per lo smercio dei prodotti e quindi l'arrivo e la partenza, può solo rappresentare diciamo un'azione positiva per consentire appunto alle aziende, non solo per quelle esistenti, di poter usufruire di agevolazioni e semplificazioni, ma anche per quelle che si andranno poi a creare all'interno dello stesso, non possono fare altro che produrre incrementi di fatturato, incrementi del prodotto interno lordo, favorire lo sviluppo del mezzogiorno, nonché un significativo incremento occupazionale. A prescindere da quello che succede in Campania, un'impresa esprime perplessità anche per la mancata approvazione di questa misura nelle altre regioni d'Italia. Allora, sì, per la Campania la ZES è divenuta a tutti gli effetti attiva ed attivabile in quanto approvata. Nel resto del meridione questa cosa non è avvenuta ancora. Come al solito paghiamo lo scotto rispetto agli altri paesi che chiaramente già hanno applicato questa forma innovativa di porti e che consentono e che quindi hanno un vantaggio rispetto a noi perché di fatto sono partiti prima, per esempio il porto di Dubai. È chiaro che questa misura, facilitando non solo, diciamo, i porti della Campania in particolare, ma del sud in generale, non si limita soltanto a quella fascia di territorio, ma va ad includere anche tutte le economie direttamente o indirettamente collegati con i porti e quindi a sviluppare anche le infrastrutture che sono necessarie per lo smistamento e lo stoccaggio delle merci, quindi collegamenti fra porti ed interporti e che consentono appunto uno sviluppo non solo della zona avanti del porto solo, ma anche quella retrostante che di fatto rappresentano altre economie e altre aziende. Quello che di fatto ci preoccupa è che tutti gli attori coinvolti non facciano il loro dovere, o meglio, non applichino allo stesso modo e con la stessa velocità la semplificazione amministrativa e burocratica che di fatto è insita nella stessa ZES. E questo potrebbe chiaramente vanificare gli effetti dell'approvazione delle ZES, riducendoli sempre ad una agevolazione che non consente di vedere immediatamente i frutti della stessa. La misura rappresenta un effettivo passo in avanti solo se funzioni a 360 gradi. La Regione dice: si tratta di un'importante opportunità che ci impegniamo a rendere sempre più significativa come strumento di accelerazione del sistema della intermodalità, dell'attrazione di nuove attività produttive e logistiche, della capacità di internazionalizzazione delle imprese nella Campania. Ma un'impresa cosa ribadisce?
Ribadisce, come dicevo poc'anzi, che la misura deve essere applicata, deve essere applicata puntualmente e non rimanere lettera come al solito su carta, dove di fatto la mano sinistra non sa quello che fa la destra e che non sono coordinati tra di loro. E quindi questo cosa può comportare? Vanificazione degli effetti. Perché se non si ragiona tutti insieme, non si applicano congiuntamente le regole, non è possibile avere degli effetti positivi da questa situazione. La sburocratizzazione, la semplificazione amministrativa deve essere applicata in modo puntuale, consentendo quindi alle imprese esistenti di continuare in un percorso virtuoso e a quelle che si vanno a creare di poter effettivamente ed immediatamente aprire e realizzare i prodotti e servizi per cui sono nati. Il nostro artigianato artistico stenta ancora nella ripresa perché, malgrado la ripresa sia in atto, noi rammentiamo che comunque in Italia è molto più rallentata rispetto agli altri paesi europei e quindi purtroppo è così. Anche il nostro artigianato artistico, malgrado il know-how, il design, la storia, la cultura dal quale proviene, noi rammentiamo che è rinomato in tutto il mondo, il Made in Italy è molto apprezzato, ebbene purtroppo la ripresa è molto a rilento, non abbiamo ancora raggiunto i valori pre-crisi, cioè quelli del 2000-2018. Analizzando un po' quelle che sono le problematiche, ovviamente noi nei nostri interventi evidenziamo spesso quello che sono le problematiche che rallentano la ripresa in generale, quindi poi nel caso specifico anche il nostro artigianato artistico che tra le altre cose ha bisogno molto dell'internazionalizzazione perché è proprio da questa economia che trae oltretutto, diciamo, linfa vitale, quindi il nuovo governo dovrebbe dare aiuto alle aziende che internazionalizzano, quindi non solo come per esempio tra le altre cose sta facendo la Regione Campania che ha addirittura stanziato 20 milioni per le imprese che esportano, di cui 5 proprio per le spese di partecipazione diretta a fiere e addirittura 15 milioni per creare poi tutta l'organizzazione che le aziende da sole o magari in sinergie con le altre possano, debbano dover impiantare per poter dare nuovo impulso a quella che è la loro internazionalizzazione. Quindi aiuto dirette alle imprese che internazionalizzano, ma non solo perché dal nostro punto di vista si dovrebbe accordare una fiscalità di vantaggio a quello che le aziende riescono ad esportare, perché ovviamente questo che cosa significa? Significa per le nostre aziende, quindi poi per la nostra economia, introito di valuta pregiata dall'estero, ma questo è in campo internazionale, ma le nostre imprese dell'artigianato artistico hanno bisogno di ulteriori aiuti che devono essere a più ampio raggio, quindi una fiscalità più equa. Si parla di flat tax, speriamo che la flat tax comunque dia aiuto alle piccole imprese, non soltanto alle grandi imprese. Si deve parlare di snellimento della burocrazia, si deve parlare di lotta alla contraffazione. La contraffazione danneggia l'economia delle aziende in modo enorme, tra le altre cose, ovviamente danneggia anche l'occupazione perché
È ovvio che contraffazione significa lavoro al nero e quindi danno anche all'occupazione. Quindi, come si vede, il nuovo governo, per poter dare impulso nuovo a quello che è il vanto, uno dei vanti della nostra economia, cioè l'artigianato artistico, che con il suo Made in Italy è rinomato in tutto il mondo, deve comunque fare leggi che aiutino in modo particolare questo tipo di imprese. Questo programma è stato offerto da un'impresa.